Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una commedia americana intitolata Little Man. Attenzione spoiler! Buona visione! Calvin Sims è un ladro di gioielli, condannato ad andare in prigione a Chicago. Nella scena iniziale, ordina a un altro detenuto di contare il numero di pull-up per lui. A quanto pare, Calvin è un tipo tosto, rispettato da tutti i detenuti. Il giorno in cui Calvin viene lasciato libero cammina fuori dalla prigione e si scopre che soffre di nanismo ed è alto appena un metro. Il suo amico e compagno ladro, Percy, lo va a prendere, colpendolo accidentalmente con la portiera dell'auto. Percy non perde tempo e informa subito Calvin della loro prossima rapina. Un pericoloso capobanda, Vulcan, ha incaricato Percy di rubare un diamante da una gioielleria per $100,000. Calvin, che ha apprezzato molto il suo tempo in prigione, non si preoccupa di essere condannato di nuovo, quindi accetta l'accordo. Successivamente, ci viene presentata la coppia Edward. Il marito Darryl è un padre di famiglia, che vuole avere un figlio il prima possibile. Anche la moglie Vanessa desidera mettere su famiglia, ma vuole dare la priorità al lavoro per i prossimi anni. La coppia è in un ristorante, dove Vanessa dice di avere buone notizie da condividere con Darryl. Non dandole la possibilità di rivelare quale sia esattamente la notizia, Darryl annuncia che è incinta al resto del ristorante. Tutti applaudono e si congratulano con la coppia, mentre Vanessa afferma imbarazzata che non è così. La buona notizia è che è stata promossa al lavoro. Uno scoraggiato Darryl si congratula con lei, cosa che non passa inosservata a Vanessa. Di recente, c'è stata una spaccatura nella relazione della coppia, a causa dei loro diversi desideri. Da qualche altra parte, Calvin e Percy vanno in una gioielleria per rubare il diamante. Percy mette Calvin in una borsa e lo porta dentro. Mentre distrae il direttore del negozio, Calvin va rapidamente sotto l'espositore e ruba il diamante. Tutto va secondo i piani, fino a quando un chihuahua insegue Calvin ed entra nella borsa con lui. La proprietaria del cane va fuori di testa, dopo aver sentito abbaiare dalla borsa di Percy. Mentre i ladri scappano, il responsabile del negozio nota la scomparsa del diamante e chiama la polizia. Improvvisamente, Percy si ferma, perché sente un dolore acuto alla sua gamba. Calvin pensa che gli abbiano sparato, ma si scopre che ha un crampo. Il duo corre in un mini market per nascondersi, mentre è ancora seguito dalla polizia. Per coincidenza, anche la coppia Edward è al negozio, mentre litiga come al solito. In un momento di panico, Calvin mette il diamante dentro la borsa di Vanessa, per non farsi scoprire. Poco dopo, i poliziotti se ne vanno, pensando di aver perso i ladri. Successivamente, Calvin e Percy seguono la coppia a casa loro. Nella scena successiva, ci viene presentato il padre di Vanessa, Pops, che vive con la coppia a causa della sua vecchiaia. Darryl e Pops non vanno quasi mai d'accordo, perché il padre pensa che Darryl non sia degno di stare con sua figlia. Anche ora, commenta come Darryl non possa mettere incinta sua figlia perché non ha proiettili nella sua canna. Vanessa risolve la loro discussione, ed è certa che avranno un bambino solo quando sarà pronta. Fuori, Percy si prepara con una pistola per riprendersi il diamante, ma Calvin insiste che devono pensare a un piano migliore. Una signora che spinge un passeggino dà Percy un'idea geniale. Il giorno successivo, Calvin si rade la barba ed entra in un cestino per fingere di essere un bambino. Percy lo mette fuori dalla porta della coppia e scappa, sperando che lo accolgano. Quando Darryl esce, Calvin imita il rumore di un bambino. Cucucaca. E l'uomo stranamente si fa fregare. Portano dentro il bambino e cercano di cambiare i suoi pannolini. Anche se quello che c'è sotto il pannolino sorprende la famiglia, non ci pensano molto. Inizialmente, la famiglia chiama i servizi per l'infanzia, ma viene informata che gli uffici non apriranno fino a dopo il fine settimana. La loro seconda opzione è portare il bambino da un medico per verificare se sta bene. Il dottore trova cose strane, come un tatuaggio sul braccio del bambino e una cicatrice chirurgica. Tuttavia, pensa che sia nel complesso normale e lascia che la coppia lo porti a casa. Quando Darryl e Vanessa sono impegnati a discutere su cosa dovrebbero fare dopo, Calvin si precipita fuori con la borsa di Vanessa, ma un poliziotto lo sorprende per strada e lo restituisce alla donna. Il bambino la chiama mamma. Mamma! E ciò scioglie il suo cuore, così decide di tenerlo finché non troveranno i suoi genitori. Da qualche altra parte, Percy incontra il gangster Vulcan, che sospetta siano fuggiti con il suo diamante. Minaccia Percy di riportarlo entro 24 ore, altrimenti sia lui che Calvin saranno morti il giorno seguente. A casa, il piccolo Calvin fa trasalire Pops che lo scambia per Chucky. A Pops chiaramente non piace la sua presenza in casa,
ma è pronto a scendere a compromessi per sua figlia. Quella sera, Vanessa e Daryl organizzano una festa per accogliere ufficialmente Calvin in famiglia. Arrivano un paio dei loro amici, che a prima vista pensano che Calvin sia un bambino brutto. Un amico prova a essere gentile e lo chiama adorabile con molti giri di parole. Anche se Calvin sta recitando come un bambino, non può reprimere i suoi impulsi virili. Si aggrappa a una delle amiche di Vanessa e prova ad afferrarla. Quando lei si china per dargli un bacio d'addio, lui forza una pomiciata con lei. La coppia pensa che sia strano, ma sceglie di ignorare il gesto. Più tardi la notte, Calvin cerca di avvicinarsi a Vanessa in più occasioni. Prima la invita dolcemente a fare il bagno con lui, poi le spinge la testa quando cerca di fargli il solletico. Prima di andare a letto, la coppia lo mette dentro la sua culla e lo fa addormentare. Calvin si sveglia nel cuore della notte e finalmente decide di fare il lavoro per cui è lì. Salta fuori dalla culla e scende le scale per chiamare Percy. Mentre è lì, Pops lo trova a parlare come un adulto ed è felice di scoprire che aveva ragione. Proprio in quel momento, anche Daryl si sveglia, ma non crede alle affermazioni di Pops riguardo al bambino. Daryl pensa che Calvin abbia fame e gli fa un biberon. Simpatizza anche con il bambino e la sua presumibilmente brutta infanzia. Calvin, che non ha mai avuto una figura paterna che gli parlasse così, è toccato dalle parole di Daryl. Qualche tempo dopo, le cose a letto tra Vanessa e Daryl iniziano a scaldarsi. Si sentono leggermente a disagio, perché Calvin non riesce a smettere di fissarli. Daryl afferma comunque che il bambino non sa cosa sta succedendo e va sotto le coperte. Il mattino seguente, Vanessa si sveglia più felice che mai e si complimenta con Daryl per le sue nuove abilità a letto. Lui è confuso, perché non ha fatto nulla di nuovo. Proprio in quel momento, si scopre che Calvin è salito a letto durante la notte. La coppia non ci pensa molto e chiude la conversazione. Il giorno seguente, Vanessa va al lavoro, lasciando Daryl a prendersi cura del bambino. Mentre è impegnato, Calvin riesce a prendere il diamante dalla borsa di Vanessa. Ora, deve solo pensare a un modo per fuggire dalla casa senza farsi scoprire. Più tardi, Daryl porta Calvin a un parco per trascorrere un po' di tempo insieme. Tuttavia, non è così piacevole per Daryl, perché il bambino lo colpisce più volte all'inguine. Quando nessuno sta guardando, Percy arriva al parco e chiede a Calvin del diamante, ma i genitori lo notano e lo cacciano via prima che possa prenderlo. Il diamante è nella borsa per pannolini, che Daryl mette nel bagagliaio dell'auto. Calvin coglie l'occasione per scappare con l'intera macchina, e un ingenuo Daryl pensa che qualcuno abbia rubato la sua auto e suo figlio. Fa l'autostop e sale sul veicolo di una signora, che guida come se non ci fosse un domani. Durante l'inseguimento, Daryl piange, dicendo che il bambino non vale il rischio di guidare con lei. Alla fine, un'auto della polizia ferma Calvin, ma scopre che il sospettato è scappato senza il bambino. Da qualche altra parte, Percy va dal gangster con una borsa per pannolini a caso che ha raccolto al parco prima. Valken guarda nella borsa, ma trova pannolini sporchi invece del diamante. Il gangster dà comunque a Percy ancora un po' di tempo per ottenere il vero diamante. Chiede segretamente ai suoi scagnozzi di seguirlo e uccidere sia Percy che il suo partner se non saranno in grado di recuperare il cristallo. Il giorno successivo, Daryl e i suoi amici portano Calvin a una partita di hockey sul ghiaccio. Quando nessuno sta guardando, Calvin afferra il diamante dalla borsa dei pannolini. Mentre Daryl si gira verso di lui, mette rapidamente il cristallo dentro la bocca e lo ingoia per non farsi scoprire. La giornata va bene, finché Calvin non fa catcalling a una cameriera e mette Daryl nei guai. Al ritorno a casa, la coppia fa addormentare Calvin e decide di fargli una festa di compleanno il giorno successivo. Alla festa, Calvin è annoiato a morte. Tuttavia, quando è il momento di tagliare la torta, si emoziona perché nessuno gli ha mai mostrato così tanto amore. È sinceramente grato di avere dei genitori che si prendono così tanta cura di lui. Allo stesso tempo, Pops è a una tavola calda, quando vede la faccia di Calvin nei telegiornali. Scopre che il ragazzo è in realtà un criminale nano ed è pronto a smascherarlo. Corre alla festa e gli regala un orsacchiotto. Quello che Calvin non sa è che l'orsacchiotto ha una telecamera nascosta all'interno. Dopo la festa di compleanno, Calvin beve una bottiglia di lassativi per aiutarlo a tirare fuori il diamante. Il piano funziona, ma Vanessa trova il cristallo mentre cambia il pannolino. Lei crede che sia un regalo a sorpresa di suo marito e gli salta addosso per l'eccitazione. Daryl prova a spiegare che il diamante non è da parte sua, ma lei non gli dà la possibilità di parlare. Vanno a cena quella sera, lasciando Pops a fare da babysitter al piccolo. Dopo che la coppia se ne va, il nonno finge di giocare con Calvin e lo getta a terra. Alla fine,
Calvin gli dice la verità, ma lo costringe minacciandolo a non dirlo a nessuno. Intanto, al ristorante, Vanessa dice a Daryl che è pronta ad adottare Calvin. Tornano eccitati a casa, solo per trovare Pops che strangola il figlio. Inorriditi dall'azione, lo cacciano di casa e portano Calvin nella sua stanza. Prima di essere trascinato via, Pops dice a sua figlia di guardare nell'orsacchiotto, perché sa tutto. Daryl controlla il peluche e scopre che in realtà è una fotocamera. La collega alla TV e scopre una registrazione di Calvin che ammette la verità. Si dirige immediatamente in camera da letto, solo per scoprire che è già scappato. Nella scena seguente, Calvin e Percy sono di nuovo insieme, per celebrare di essere riusciti finalmente a prendere il diamante. Percy rivela che i gangster stanno cercando Daryl e la sua famiglia, perché pensano che la coppia abbia rubato il cristallo. Rendendosi conto che la famiglia è in pericolo, Calvin torna ad aiutarli. Nel frattempo, Vanessa parte per cercare suo padre. Quando Daryl è solo, Vulcan e due dei suoi scagnozzi arrivano alla casa e lo prendono in ostaggio. Proprio in quel momento, Calvin arriva e finge di essere un bambino. Poiché gli scagnozzi lo sottovalutano, riesce a picchiarli. Allo stesso tempo, Daryl combatte Vulcan. La lotta va avanti per un bel po', prima che la polizia arrivi sul posto. Arrestano i criminali e chiedono a Daryl del bambino. Daryl si sente in debito con Calvin perché lo ha aiutato, così lo salva dalla polizia. Vengono anche informati che riceveranno $100,000 per aver aiutato a ritrovare il diamante. Quando i due rimangono soli in casa, Calvin ringrazia Daryl per tutto e gli augura il meglio. Tuttavia, quando esce fuori, inizia a piangere al pensiero che non avrà mai più una famiglia. Daryl si sente male ed è davvero triste che Calvin debba andare. Alla fine, prende la decisione di tenere Calvin come membro della famiglia. Nella scena finale, Calvin e Pops stanno giocando con il neonato di Vanessa. Con sorpresa di tutti, il bambino assomiglia esattamente a Calvin. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!